Ma l'idea di questa mostra nasce dalle ragazze del Vidi più che altro, perché loro hanno letto il libro e hanno avuto l'idea di fare una mostra che mettesse assieme l'ultima notte, cioè l'idea del libro, però anche un viaggio dentro la storia di Senna che non è necessariamente connessa alla lettura del libro. Quindi abbiamo creato un impianto, diciamo così, misto, molto efficace secondo me, con le foto dell'Ercole che è mio babbo professionale da molti anni, e quindi insomma abbiamo fatto un progetto che mettesse assieme la storia di Senna agonistica, la storia di una persona molto particolare e con questo finale della mostra, ma anche della vita di Senna, così racchiuso, così intenso e denso in un concentrato spaziale e temporale molto, molto ridotto, no? Quindi insomma è un viaggio dentro una persona, dentro un grande campione, con una parte emotiva forte, perché l'ultima parte della mostra, l'ultima parte del libro, l'ultima parte della vita di Ayrton conteneva veramente una sintesi umana importante. Credo che la forza di Senna, il fatto che ancora sia qui, così presente, dovuto alla sua anima esposta, alla sua umanità, perché era una persona sempre capace di toccare qualche nervo, qualche corda delle persone, non soltanto vincendo, non soltanto grazie al talento, ma grazie proprio a una umanità molto presente, molto marcata e anche molto simile.